I molisani mi hanno accolto nella loro bella terra e anche nel loro cuore, un'accoglienza calda, affettuosa che non dimenticherò. Con queste parole, dopo l'Angelus, Papa Francesco ha ricordato la visita in Molise a Campobasso, Castelpetroso e Isernia. Il problema della disoccupazione e il tema del lavoro come dignità al centro dei discorsi del Pontefice, che ha invitato il mondo imprenditoriale e finanziario ad avere maggiore responsabilità. Dopo l'incontro con i giovani a Castelpetroso e a Isernia, il Papa ha incontrato i detenuti, poi davanti alla cattedrale ha indetto l'anno giubilare celestiniano in onore di Pietro da Morrone, di cui l'anno prossimo ricorreranno i 500 anni dalla nascita. Bentrovati con l'informazione di Molise TV e buona domenica. Il giorno dopo la visita di Papa Francesco in Molise. Una giornata storica, quella di ieri, ricordata anche dal Pontefice nell'Angelus di stamattina in piazza San Pietro. Non dimenticherò mai il Molise, ha detto Bergoglio, ma vediamone uno stralcio. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti cordialmente. Romani e pellegrini, e vorrei salutare in modo particolare e affettuoso tutta la brava gente del Molise che ieri mi hanno accolto nella loro bella terra e anche nel loro cuore. È stata un'accoglienza calda, calorosa. Non dimenticherò mai. Grazie tante. E ora ripercorriamo un po' com'è andata la giornata di ieri. Lo hanno aspettato in migliaia, 200.000 secondo le prime stime. Molti sono accorsi anche da fuori regione. In particolare il capoluogo molisano la scorsa notte è rimasto insonne in attesa di Papa Francesco, che è partito alle 7.45 dall'eliporto del Vaticano ed è atterrato nel campus dell'Università del Molise in anticipo di 10 minuti sul programma. Prime tappe della sua visita, l'ex stadio Romagnoli, dove ha celebrato la messa. Vediamo. Una data storica, quella del 5 luglio, per molti fedeli molisani, una giornata segnata dal sorriso e dalle parole semplici ma capaci di arrivare dritti al cuore di Papa Francesco, giunto in una terra segnata dalla profonda crisi e dalla disoccupazione. Anticipando tutti, il pontefice è atterrato 10 minuti prima ad accoglierlo l'arcivescovo di Campobasso Boiano Giancarlo Brigantini e le autorità locali, tra cui il governatore Frattura. Il pontefice ha preso parte all'incontro con il mondo del lavoro e dell'industria nell'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise. Francesco ha ascoltato le testimonianze di Elisa Piermarino della Fiat di Termoli, portavoce del saluto del mondo industriale, e quello di Gabriele Maglieri, rappresentanza del mondo agricolo. Nel suo discorso ufficiale, con la sua semplicità, ha ricordato come il ruolo della famiglia nel lavoro sia fondamentale, lanciando l'idea di un patto per il Molise esportabile a tutti quei territori dove il lavoro non c'è, si è perso, è precario, indebolito dalla crisi economica e di valori di una società sempre meno coraggiosa. E proprio il tema del lavoro è stato il filo conduttore che ha legato tutte le sue riflessioni. Ad attenderlo per la celebrazione eucaristica all'ex stadio Romagnoli, una folla composta ed emozionata di fedeli che dalle 6 del mattino hanno cominciato a prendere posto. La testimonianza della carità, ha detto il pontefice, è la via maestra dell'evangelizzazione. In questo modo la comunità cristiana cerca di infondere quel supplemento d'animo che consente di guardare oltre e di sperare. C'è tanto bisogno di questo impegno di fronte alla disoccupazione. Quella del lavoro è una sfida che interpella in modo particolare la responsabilità delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e finanziario. È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione. Gli altri interessi, anche se legittimi, sono secondari. Conclusa la celebrazione, il Papa ha proseguito la visita regalando a tutti un sorriso, una carezza, una stretta di mano e un bacio ai più piccoli.
fatto per il lavoro in Molise, il governo accolga la proposta di Papa Francesco. Questo è il monito lanciato dal vicepresidente della Giunta regionale Michele Petraroia. Anche Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, ha continuato l'assessore, concludendo la marcia per il lavoro, aveva chiesto al governo Renzi di riconoscere l'area di crisi nel distretto produttivo a cavallo tra le province di Isernia e Campobasso. Attendiamo la convocazione del governo che si è impegnato a risarcire il Molise per via della penalizzazione avuta con l'inserimento tra le regioni in regime di transizione nella programmazione dei fondi europei 2014-2020, ha concluso Petraroia. E ritorniamo a parlare del viaggio del Papa in Molise. Dalla mensa dei poveri della Caritas, ormai diventata Casa degli Angeli Papa Francesco, il Santo Padre ha impartito una benedizione speciale per tutto il Molise. Qui è arrivato intorno all'una, dopo la terza tappa, quella in cattedrale a Campobasso, dove ha firmato la causa per la beatificazione di Fra Immacolato Brienza. All'ex asilo nido il Papa si è concesso un pasto con 50 bisognosi, fra cui alcune famiglie nordafricane che vivono ormai a Campobasso. Caro Papa Francesco, la sua figura, la sua parola, il suo esempio sono la forza e il segno del cambiamento che tutti aspettavamo e che nessuno riusciva a mettere in atto dall'alto o dal basso del suo ruolo nel mondo. Queste le parole del governatore molisano Paolo Di Laura Frattura. La nostra terra, ha continuato il presidente, è stata il luogo delle grandi occasioni, è spesso stata purtroppo per tutti il luogo della rinuncia, della fuga, delle valigie con il biglietto di sola andata. Succede di nuovo oggi ed è tutto questo sofferenza. Grazie a lei, Santità, abbiamo riscoperto il piacere e il valore di costruire insieme. Ci ha chiesto sobrietà e con sobrietà ci siamo avvicinati a questo giorno, un giorno che è festa e storia, che il Molise appartenga al suo cuore per sempre. Francesco. Castel Petroso è stata la seconda tappa della visita del Papa in Molise, ad attenderlo tantissimi giovani. Vediamo. Tra musica, preghiera e pranzo al sacco, aspettando Francesco, hanno trascorso così la lunga mattinata di sabato 5 luglio i tantissimi giovani presenti nel piazzale della Basilica dell'Addolorata di Castel Petroso. Un vero e proprio bagno di folla per la seconda tappa del pontefice, presenti oltre 20.000 fedeli, ben 30.000 secondo le stime diramate dalla questura di Isernia. È un papa umile sicuramente, forte nello spirito, sicuramente la sua formazione gesuita lo fa essere così, e quindi è un papa diretto che arriva ai cuori di tutti, difficile criticarlo, e quindi aiuta molto in questo periodo in cui magari purtroppo la Chiesa ha dato scandali per situazioni particolari, però sappiamo che non bisogna fare tutta l'erba un fascio, quindi magari la sua presenza aiuta a ripulire un po' quella che è l'immagine della Chiesa, che è comunque fatta di uomini e anche loro possono sbagliare, quindi, però c'è tanta gente brava che fa questo perché crede veramente, crede in Gesù Cristo morto e risorto, e quindi noi siamo qui per questo. Ecco. Noi siamo tutti argentini, siamo qua da 6 anni fa, mamma, nonno, nonna, tutto hanno nato qua a Pesche e a Isernia. Così che noi adesso 6 anni qua siamo venuti a vedere a Francesco, a Pancio, se voleva dire, perché noi lo chiamiamo Pancio là e tutti quanti lo chiamano così. È un'emozione tanta, vengo da Santa Maria di Molise, mi è piaciuto incontrarlo la prima volta e sono molto contenta. Sono qui da stamattina presto e finalmente insomma, sono riuscita a vederlo. Papa Francesco ha una marcia in più, Dio non me ne voglia insomma, ha una marcia in più. Ad aprire la celebrazione nel piazzale antistante il santuario la testimonianza di Sara Messere del gruppo giovanile di Trivento, seguita dal saluto di padre Pietro Santoro, delegato CEAM pastorale giovanile. A Castel Petroso il Papa, riprendendo il discorso della disoccupazione, ha invitato tutti i giovani presenti ad essere coraggiosi e avere la capacità di essere solidali. A Isernia invece il Papa ha aperto l'anno giubilare celestiniano a 500 anni dalla nascita di Pietro da Morrone, il famoso Papa del Gran Rifiuto, il santo che Bergoglio ha accostato alla figura di San Francesco d'Assisi. Vediamo.
Al fianco degli ultimi anche Isernia, dove Papa Francesco ha visitato privatamente il carcere, dove ha portato ai detenuti un messaggio di speranza. Poi si è spostato in cattedrale per incontrare i malati. Centinaia di fedeli entusiasti, molti dei quali giovani, lo hanno accolto in piazza Andrea di Isernia. Davanti alla cattedrale la celebrazione si è svolta nel segno di San Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto che, secondo alcuni storici, nacque quasi 500 anni fa proprio a Isernia. Nel suo saluto il vescovo di Isernia, Camillo Cibotti, ne ha tracciato un ritratto e al tempo stesso ha sottolineato le principali urgenze della città. Comunità, ha detto, piegata dalla disoccupazione ma ricca di valori. Una comunità ferita da infiltrazioni di ogni genere. Dopo alcune letture sulla vita di Celestino V, Bergoglio, apparso molto stanco, ha concluso la celebrazione accostando la figura di Pietro da Morrone a quella di San Francesco d'Assisi. Entrambi, ha detto, hanno fatto scelte di vita controcorrente. Lui, come San Francesco di Assisi, ha avuto un senso fortissimo della misericordia di Dio e del fatto che la misericordia di Dio rinnova il mondo. Pietro del Morrone, come Francesco di Assisi, conoscevano bene la società del loro tempo con le sue grandi povertà. Erano molto vicini alla gente, al popolo. Avevano la stessa compassione di Gesù verso tante persone affaticate e oppresse, ma non si limitavano a dispensare buoni consigli o pietosi consolazioni. Loro per primo hanno fatto una scelta di vita controcorrente, hanno scelto di affidarsi alla provvidenza del Padre, non solo come ascesi personale, ma come testimonianza profetica di una paternità e di una fraternità, che sono il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. Dopo un invito a mettere al centro la famiglia e il lavoro piuttosto che il denaro e il profitto, Papa Francesco ha dichiarato aperto l'anno giubilare celestiniano, che si concluderà il 5 luglio del prossimo anno. E ora ascoltiamo le interviste raccolte tra la gente a Isernia. 70.000 secondo i dati forniti dalla questura, le presenze in città. Vediamo. Papa Francesco, Isernia! Benvenuto tra noi! Più forte di tutta la piazza! Cosa ti piace di più di questo Papa? Ma forse la sua umanità, la sua proprio spontaneità, quasi una persona come la di noi, diciamo. Sei d'accordo? Sì, è una persona molto semplice, proprio per quello mi attira, sì. Una grande emozione anche per lei? Sicuramente, un grande esempio di uguaglianza, un grande esempio di umiltà, tutta questa gente per lui è davvero un uomo da seguire in tutto e per tutto. È un grande uomo guida, speriamo che il Signore ce lo conservi per tanto altro tempo ancora e che le persone lo seguino anche fra 100 anni, quando non ci sarà più, davvero, davvero. Cosa le piace di questo Papa? Tutto bello, perché è un uomo sincero, tutto bene, sì. Siamo tanti contenti di lui e l'aspettiamo con gioia. Una grande emozione, in questo momento non ci sono parole, non riesco a dire altro. Grazie Papa Francesco. La stessa cosa, emozionata al massimo, lacrime. Dopo tanto tempo ce l'ho fatta a vederlo, perché non riuscivo mai ad andare. Non lo so spiegare, emozionatissima, non so dire. Che Dio lo benedica e lo ringraziamo nostro Signore perché ce l'ha mandato. È una bellissima occasione, penso che sia un'occasione unica nella vita, quindi siamo molto contenti, siamo veramente felici. Sentiamo quella cosa dentro di fede. Quindi speriamo tutti in un mondo migliore, veramente. Papa Francesco, ciao, Papa Francesco! E si è conclusa con la visita nella caserma dei Vigili del Fuoco di Isernia, la storica giornata di Papa Francesco in Molise. Vediamo.
Le grandi emozioni, veramente. È una persona semplice, umile e ci ha preso veramente tanto. È stata una bellissima esperienza, non me lo immaginavo di assistere a questo evento. Un Papa carismatico, è stata una bellissima giornata. Infatti dopo Castelpetroso siamo venuti qua per incontrarlo di nuovo. È stata una bellissima giornata. Ma sicuramente è una grande gioia, un personaggio che sicuramente si impone per il suo carisma e per la sua personalità, quindi è sicuramente motivo di orgoglio per Isernia averlo ospitato. I fedeli non si sono voluti perdere nemmeno l'ultima tappa del viaggio del Papa in Molise, quello ai Vigili del Fuoco di Isernia. Bergoglio è arrivato nella caserma Pentra intorno alle 6:30 del pomeriggio, si è intrattenuto pochi minuti per un saluto finale. Infine è salito sull'elicottero ed è ripartito per il Vaticano, salutando così il Molise e lasciando nel cuore di 200.000 fedeli un ricordo indelebile. E proprio il lavoro è stato al centro dei discorsi del Papa, ma a Termoli fa discutere il licenziamento di un operaio della Fiat. Grande solidarietà da parte dei sindacati per questo provvedimento. Ora l'uomo sembrerebbe intenzionato a fare ricorso impugnando le vie legali per far valere le proprie ragioni. Vediamo. Resta caldo il clima nello stabilimento di Rivolta del Re di Termoli dopo alcuni giorni dalla notizia del licenziamento di un operaio. Alla base della decisione aziendale ci sarebbero questioni legate a permessi concessi al dipendente a ridosso del periodo elettorale. Infatti, stando a quanto trapelato, l'uomo avrebbe usufruito di un permesso per fare il rappresentante di lista alle elezioni amministrative per il comune di Termoli e a suo carico sarebbero arrivate delle contestazioni dall'azienda per alcune assenze non giustificate. In ogni caso, in base alla versione della direzione aziendale, ci sarebbero state tutte le condizioni per spedire la lettera di licenziamento, in quanto l'uomo avrebbe accumulato due richiami con rispettive sospensioni, a cui va aggiunta la terza che ha fatto scattare, come da normativa, il licenziamento immediato. L'operaio è un quarantenne tesserato FIOM che lavorava al reparto 16 valvole, assunto già da diversi anni in fabbrica e che ora si starebbe attivando per presentare un ricorso. Del provvedimento in questione, come da prassi, sono state avvisate le organizzazioni sindacali, di cui tra l'altro l'operaio fa parte, essendo impegnato da anni negli ambienti sindacali del settore metalmeccanico. Proprio i sindacati hanno dimostrato grande solidarietà nei confronti dell'operaio licenziato. Tra questi è sceso in campo Andrea Di Paolo, esponente del coordinamento provinciale del SICOBAS. Duro l'affondo del rappresentante nei confronti dei vertici dello stabilimento Fiat di Termoli, che ha commentato: la signora Fiat non manca l'appuntamento estivo dedicato ai licenziamenti educativi. Invitiamo quindi tutti i lavoratori ad auto-organizzarsi per respingere questi colpi bassi, figli di una crisi capitalista che punta al terrorismo psicologico e al ricatto. Dunque parole al vetriolo, quelle del rappresentante sindacale, che pungono come lame in un periodo in cui il clima è certamente teso in azienda per via delle trattative per il rinnovo del contratto del gruppo. Continuiamo a parlare di lavoro, questa volta ci spostiamo in provincia di Isernia, parliamo della questione che riguarda i dipendenti dell'ente di Via Berta. Il sindacato autonomo CSA ha informato attraverso una nota stampa che presso la provincia il problema pagamento dello stipendio ormai è giunto ad una definitiva soluzione. Infatti già dal prossimo martedì 8 luglio tutti i dipendenti percepiranno lo stipendio del mese di giugno e a seguire saranno pagati i dipendenti a contratto, le imprese che hanno eseguito i lavori per conto dell'ente, gli straordinari, i progetti incentivanti e le indennità varie. E questa era la nostra ultima notizia, grazie per aver scelto la nostra informazione, vi lascio le previsioni meteo, arrivederci e buona domenica. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food, vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al Cinema Maestoso. Previsioni del tempo per lunedì 7 luglio.
Prevale il bel tempo sulle regioni di sud-est grazie all'anticiclone sempre presente su Molise, Basilicata e Puglia. Cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura in arrivo verso fine giornata. Ventilazione debole e mari poco mossi. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Campobasso minima 18, massima 32 gradi. Isernia minima 18, massima 29 gradi. Termoli minima 22, massima 28 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food. Vi aspetta nella zona industriale di Campobasso, adiacente al Cinema Maestoso.